Al limite cronologico delle perlustrazioni compiute in questa mostra troviamo questo grande dipinto di Gianfilippo Usellini, Il Carnevale dei Poveri, che risale al 1941, che è una interessante testimonianza del sopravvivere di questi stilemi infantili anche in una fase ormai abbastanza avanzata. È un dipinto di grande interesse in cui si vedono appunto una di queste tipiche case di ringhiera che si ritrovano nelle grandi città del nord Italia, Milano, Torino, con questa folla festante in cui però appunto il tema carnascialesco rivela anche una sottotraccia più amara se non angosciante. E comunque, per quanto riguarda il tema di questa mostra, una testimonianza molto interessante appunto del perdurare di questo sguardo infantile nell'arte ancora all'inizio degli anni 40 del Novecento.